Ciao a tutte ragazze, benvenute o bentornate sul mio canale, io sono Elisa, sono un'estetista e nel video di oggi vedremo insieme come profumare di buono, di fresco tutto il giorno. Allora, ho visto che questa tipologia di video sta spopolando molto su TikTok e devo dire che io ho preso spunto per una cosina da TikTok perché per alcune cose non sono proprio d'accordo, poi magari ne parliamo insieme e vi spiego anche il perché. Allora, per me ci sono diversi punti che andremo a vedere insieme, che sono dei trucchetti per profumare proprio di buono tutto il giorno e niente, li voglio condividere con voi, quindi partiamo dal primo. Il primo trucco è utilizzare dei detergenti per il corpo profumati. Allora, ne ho provati diversi. Devo dire, non ho delle marche in particolare che mi piacciono. Ho provato quello famosissimo, appunto, che vi dicevo, diventato famoso su TikTok, che è questo qui della Nivea, che si chiama Fresh Smoothies con banana, kai e latte di cocco per una pelle dall'aspetto sano e bello. Ecco, la cosa assurda di questo prodotto è il profumo pazzesco di frutta e soprattutto di banana, ed è buonissimo, veramente dolce, però comunque si smorza tanto, quindi non rimane così forte. Nonostante questo, sulla pelle comunque perdura nel tempo, quindi secondo me è un ottimo prodotto. Poi vi dico, è già un mesetto che lo uso e guardate, non è che non mi lavo, semplicemente ne serve poco perché è molto molto denso, non so se vedete, cioè è veramente denso e ne basta pochissimo, quindi secondo me è un ottimo prodotto ed effettivamente profuma tanto. Un altro prodotto che mi è piaciuto tanto e vi ho già fatto vedere nei prodotti finiti è questa saponetta, sempre Nivea. Questo è cocco e olio di mandorle ed è proprio una saponetta, quindi a seconda che preferiate appunto il solido al liquido, valutate voi. Un altro prodotto che mi è piaciuto tanto e ho ricomprato ed è troppo carino, guardate, mini size, questo è ottimo proprio anche da viaggio, per questo ve lo segnalo, è il bagno doccia di Io Cop con oli di pistacchio e cocco, è nutriente, ottimo per quanto mi riguarda, appunto come anche azione emoliente sulla pelle, e ha un profumo freschissimo e molto molto buono, molto fresco e non eccessivamente dolce, ma ci piace, quindi provatelo. E sono 80 ml. Per quanto riguarda capelli e quindi balsami e shampoo, voi sapete che io amo Garnier, la linea ultra dolce, quindi quelli lì io li approvo tutti. Se volete in particolare vedere proprio quelli che preferisco, vi rimando al mio video sui capelli. Altri prodotti che vi faccio vedere sono sempre della linea mini di Io Cop, shampoo e balsamo con fitocomplesso a base di mirto e lentisco. Sono, a parte, troppo carini, vi faccio vedere la dimensione, è il palmo della mia mano, piccolissimo, quindi e davvero buoni sia come prodotti che come profumazioni, molto fresche anche queste qua. Poi insieme a tutti i vari prodotti appunto da utilizzare per i capelli vi segnalo anche questo, che è della Sunsilk, secondo me è uscito da poco ed è uno scrub, diciamo uno shampoo detox appunto con uno scrub all'interno, non so se vedete tutti i granulini. Questo qui mi piace tantissimo, ha zero siliconi, zero oli minerali, perché ne ho già provato un altro, adesso ho preso le due fragranze, per ora l'altra mi piace molto, però secondo me anche questo è molto fresco, molto buono.
Perché ho notato che quando faccio lo scrub ai capelli alla cute, al cuoio capelluto, poi dopo il profumo di fresco, la pulizia in generale del capello mi dura molto di più. Ovviamente non lo faccio tutte le volte, però ogni tanto, una volta a settimana quando sono veramente molto sporchi, se no ogni 2 settimane. E devo dire che mi piace molto, quindi mantiene di più la freschezza del capello e il profumo. Quindi top. Apro una piccola parentesi. Per profumare comunque di buono, non ci sono sostituzioni che possano competere con una doccia o un bagno. Quindi ricordiamoci sempre di lavarci. Chiusa parentesi. Per quanto riguarda invece i deodoranti, io ne ho due che sono i miei preferiti da sempre. Ho provati tutti i profumi, tutti, e vi posso dire che innanzitutto quelli da uomo durano molto di più rispetto a quelli appunto della donna, per la donna. E le profumazioni femminili sono sempre delle profumazioni molto così evanescenti, non so come dire, non mi fanno impazzire. Quelle da uomo sono troppo forti. Ne ho trovate due che per me sono meravigliose e sono unisex, quindi chiudiamo la cosa. Ve l'avevo già fatto vedere, questo qui è della Borotalco, il Fresh con talco e cristalli attivi, tripla azione e quant'altro, e appunto ha 4 goccioline come efficacia di prodotto. È così, quindi proprio roll-on, e il profumo è proprio di pulito, di fresco, di buono, non lo so, mi piace da impazzire. E l'altro, che è al pari livello, il Dove, questo qui con azione per 3 e della linea Go Fresh. Questo ha anche diciamo un quarto di crema idratante all'interno, pera e aloe vera. Ragazzi, questo è un profumo che va provato. È di una bontà, troppo buono, troppo troppo buono. Non gli avrei dato un centesimo perché pera e aloe, boh, che profumazione è, ma vi giuro, è strepitoso. Provatelo. Provatelo, provatelo, provatelo. In questo video non vedrete delle creme per il corpo. Perché? Vi chiederete voi, che in tanti video fanno appunto vedere queste creme al cocco, ai mirtilli, che ne so, a tutti i frutti, e sono molto profumate. Perché? Perché per quanto riguarda dei prodotti da risciacquo tipo bagno doccia e saponette e quant'altro, ci sto anch'io che possano essere profumate, che possano contenere appunto dei profumi anche forti. Per quanto riguarda le creme che non sono prodotti da risciacquo e che rimangono sulla pelle, io punterei più alla qualità. E un prodotto di qualità solitamente non ha profumi all'interno. Un prodotto che va a nutrire, che va a idratare, che magari ha delle funzioni specifiche, anticellulite oppure contro le smagliature, eccetera, 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 o anche solo una buona crema idratante naturale, non deve avere profumazioni. Per questo io le creme che vi consiglierei non hanno profumi e vi consiglio di non acquistarle a seconda del profumo che hanno, perché comunque rimangono sulla vostra pelle. Le profumazioni, anche se controllate, comunque possono innanzitutto seccare tanto la pelle. Quindi mi metto una crema che va a seccarmi la pelle? No. E seconda cosa, anche il fatto che possono creare delle allergie, quindi io personalmente preferisco creme che non abbiano appunto profumazioni. Secondo trucchetto, il profumo, per far sì che insomma profumiate tutto il giorno,
ci sono due punti che secondo me, oltre al corpo, dovreste sfruttare, e sono: uno, i vestiti. E per vestiti io non intendo mai in sé per sé i capi, nel senso che potrebbero rovinarsi, potrebbero macchiarsi, potrebbero appunto rovinarsi un po'. Io lo utilizzo sempre il profumo, tipo adesso siamo un po' ancora in una stagione in cui la canotta la porto, quindi soprattutto per esempio lo metto nella canotta oppure sulle coppe del reggiseno. In questo modo non arriva a contatto con la pelle, però c'è questo profumo che ho sempre addosso, e non è solo sulla pelle che tende ad andare via abbastanza in fretta, ma rimane molto di più sui vestiti. Quindi questo è il primo consiglio. Secondo consiglio, sui capelli, questo poche volte perché tende comunque a seccarli, prendete la vostra spazzola. Poi mettete il profumo sulla vostra spazzola, aspettate un pochettino che evapori, diciamo, tutto l'alcol, in questo modo non dovrebbe rovinarli così tanto, e vi spazzolate i capelli. A quel punto, ragazzi, cioè ogni volta che vi girate, che muovete i capelli, arriva stondata di profumo che ve lo dico, fa buonissimo, 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 buonissimo. Terzo consiglio, che è una cosa che non ho visto elencare mai, ma secondo me è essenziale: l'igiene orale. Raga, è inutile che profumiamo di vaniglia indosso se è un alito che stende i lupi. Allora, dentifricio, quello chi se ne frega, purché sia, l'importante è lavarsi i dentini. E poi... una cosa che secondo me non usano tutti, il colluttorio. Tra l'altro ho trovato queste versioni da viaggio che secondo me sono ottime anche in borsetta, perché se uno va a mangiare dei cibi particolarmente speziati e poi dopo deve andare, che ne so, da qualche parte, e questo tipo di odore potrebbe davvero dare fastidio. Quindi il tempo di farsi un paio di risciacqui in una toilette che ve frega, piuttosto che la gommina, che a me non fa impazzirissimo, secondo me non è male. Io vi consiglio questo, che non è affatto male, lo usiamo io e Matteo e piace a tutti e due, è della Sensodyne, e protezione prolungata per la sensibilità, eccetera eccetera. E niente, molto molto buono. Quindi mi raccomando, dentini. Ci sono anche delle pastiglie della Lush, che sono praticamente delle pastiglie che voi masticate e fondamentalmente vi lavano i denti, però a quanto ho capito non sono buonissime, non le ho mai provate, quindi non vi saprei dire. Però ci sono anche quelle lì, come ci sono degli spray per l'alito, quindi anche quella secondo me è una cosa, perché uno non se lo sente, e quindi nel dubbio è sempre meglio evitare spiacevoli inconvenienti. Numero 4. Un'altra cosa che solitamente è rinomata per non fare un gran buon profumo sono le calzature, e quindi di conseguenza i nostri piedi. Allora, ci sono due prodotti che per me sono fotonici, che sono due deodoranti per i piedi e sono di Bottega Verde. Faccio un salto giù e li vado a prendere. Eccomi qua. Allora, uno è questo qui, effetto ice, che è sia per le gambe che per i piedi ed è rinfrescante, diciamo, non è proprio un deodorante, ma fa un profumo di fresco, di mentolo, che ragazzi, a parte che sembra di volare, però è davvero davvero un buonissimo profumo. L'altro è proprio un deodorante per piedi e per scarpe, con olio essenziale di menta e tea tree oil. La profumazione è praticamente identica. Questo ovviamente del deodorante persiste un po' di più, però se avete anche il problema delle gambe gonfie, puntate su questo. Comunque sono questi due.
Una cosa che potete fare o non fare è cercare di mantenere un filone, insomma, in tutti i prodotti che utilizzate, ovvero vi piace il cocco, per dire, allora cercate shampoo al cocco, bagno doccia al cocco, deodoranti, profumi che abbiano un po' di quelle note lì, dolci comunque, per non creare troppi contrasti. Poi io sono la prima che, per dire, usa, che ne so, il bagno doccia alla banana, lo shampoo al cocco e il deodorante alla pera, che alla fine sembra una macedonia, però vi posso garantire che il profumo finale non è per niente male, questo profumo fruttato dolce che mi caratterizza, nel senso che poi finendo prodotti, cambiando, non ho mai lo stesso, ma è sempre un profumo comunque molto soft e molto gradevole, per cui se mi metto un profumo poi risalta principalmente quel profumo lì e ha questa, diciamo, scia fruttata di tutto quello che ho messo prima, quindi questo è un po' il suo. Chiudiamo l'argomento, io vi mando mille baci come sempre, noi ci vediamo qui per un altro video, scrivetemi qui sotto quali sono i vostri profumi, i vostri prodotti per profumare a lungo. Ciao!